Ciao ragazzi, allora oggi mercoledì, nuova settimana, nuovo video. Quello di cui voglio parlare oggi è una situazione. Ciao ragazzi, allora bentornati a una nuova settimana, di nuovo mercoledì e come sempre un nuovo video. Oggi parliamo del perché smettiamo di dimagrire e in particolar modo vorrei darti tre consigli, affrontare diciamo in maniera abbastanza pratica come sempre quelle che secondo me sono le tre argomentazioni principali del motivo per cui dopo un'iniziale perdita di peso spesso ci si stalla e quindi ci si blocca e non si riesce più a perdere nemmeno un netto sulla bilancia. Allora, quello che voglio fare come al solito è cercare di essere, diciamo, come ti posso dire, informativo da una parte, formativo in un certo senso, ma sicuramente efficace nel modo di comunicare, per cui non userò dei termini super tecnici piuttosto che delle nozioni iper scientifiche, mi interessa che il messaggio arrivi e che tu comprenda bene bene quello che possa esserci dietro. Detto questo, iniziamo subito con, diciamo, il vivo dell'argomento. Allora, perché una volta che ti mette a dieta in un primo periodo sembra andare tutto liscio, perfetto e poi a un certo punto ci si stalla? Quali sono le motivazioni o comunque perché a un certo punto non si perde peso? Primo motivo, sembra banale quello che sto per dire, ma è esattamente la verità, ovvero mangi troppo. E a volte il mangiare troppo è una sensazione che non la si percepisce, perché non è mangio troppo fino a scoppiare. Okay. Noi possiamo fare anche alcune valutazioni quantitativi dei pasti durante la giornata, perché alcuni miei clienti spesso mi hanno detto: sì, guarda Jonathan, io comunque mangio due volte al giorno eppure non dimagrisco. Allora, mangiare due volte al giorno è tanto poco dipende, perché se in quei due pasti superiamo la nostra capacità di assorbimento del cibo, automaticamente non possiamo dimagrire. Qui si torna di nuovo al concetto di deficit calorico. Il dimagrimento avviene solo in una situazione di deficit calorico, ovvero se noi ingeriamo meno calorie di quanto fondamentalmente ne consumiamo. Se per qualunque motivo ne ingeriamo di più, il dimagrimento non può sussistere. Ecco che diventa fondamentale, per quanto inizialmente può essere noioso, avere traccia dei macronutrienti, quindi delle calorie che si ingeriscono. E oltretutto risottolineo l'importanza dei macronutrienti, perché ingerire x mila calorie, ok, abusando di un alimento piuttosto che un altro, quindi che ne so, dove l'eccedenza è carboidrati piuttosto che grassi, via dicendo, non è esattamente lo stesso impatto sul fisico. E se non è ben calibrato sulla tua persona, la tua genetica, il tuo modo di allenarti o non allenarti, automaticamente non è detto che anche quel deficit calorico non ti porta a dei risultati, o meglio, non ti porta ai risultati sperati, ok? Non bisogna per forza tutta la vita tenere traccia degli alimenti, calcolare ogni singolo grammo, ma è importante all'inizio, quantomeno, che ne so, un paio di settimane, iniziare a pesare gli alimenti, capire le porzioni in che modo si compongono, avere coscienza e apprendere un certo modo di mangiare, una certa cultura alimentare, come la chiamo io, e poi piano piano si può passare anche tranquillamente al vado per abitudine. Ma all'inizio è fondamentale avere traccia di ogni situazione, anche perché ogni tanto deve essere modificata, deve essere variata. Il corpo si abitua, a un certo punto avremo bisogno di rialzare le calorie per uscire da una situazione di stallo, di forzatura, a cui il corpo automaticamente si sente un pochino, no? Perché dopo tanto tempo che stai in privazione calorica, il corpo soffre, quindi dobbiamo uscire. Ma tutte queste cose qua valgono in un secondo momento. La cosa importante iniziale è che devi essere in deficit calorico. Quindi il primo punto, per riassumere, è che spesso si mangia troppo. Il secondo punto, paradossalmente, è al contrario. Mangi troppo poco. Infatti non è sicuramente inusuale che sentire frasi di questo tipo: ah, ma io mangio poco eppure non dimagrisco. Ecco, è esattamente questo. Cioè, perché tu mangi troppo, il tuo corpo è sempre in una situazione fissa di stress e di conseguenza vai a intaccare tutto ciò che può essere l'apparato ormonale, piuttosto che alzare tantissimo il cortisolo nel fisico. Insomma, tutta una serie di situazioni che soprattutto in ambito anche femminile portano a tanta ritenzione idrica, eccesso magari di gonfiore addominale, energie che non ci sono e comunque mangiando poco non si dimagrisce.
Esattamente, questo è un altro punto che accomuna tantissime persone, quindi mi raccomando, anche qua si torna al discorso di avere ben chiara la struttura dei macronutrienti, se no il rischio è di non ottenere mai niente, nonostante un sedere che ci facciamo magari dalla mattina alla sera per cercare un appagamento che poi inevitabilmente non avverrà. Sicuramente ti sarai trovato almeno una volta nella vita in queste situazioni o conoscerai qualcuno che si trova in questa situazione. Quindi mangiare troppo da una parte e mangiare poco sono due cose che non vanno bene. Terzo e ultimo punto, entra in gioco ovviamente l'allenamento, potrebbe non essere altrimenti. Perché? Perché è vero che se non si fa attività fisica, ovviamente non si riesce a dare un impulso al metabolismo in un certo modo, e quindi fare attività sia in palestra sia cardiovascolare, insomma tutta una serie di cose aiuta. Ma ci sono molte persone che per il motivo opposto, ovvero l'eccesso di attività fisica, ok, non riescono a dimagrire perché fanno tanto, magari mangiano poco rispetto a quello che necessiterebbe il loro fisico considerando la mole di attività, e di conseguenza si torna in uno stato di stress, e di cui al punto 2 appena citato, cortisolo alto, ormoni sballati, eccetera. L'attività fisica deve essere ben calibrata e deve essere bilanciata sia in ambito di palestra, sala pesi, e quindi di conseguenza alzare della ghisa, come si dice, ok? E non fare sempre solo circuitini o aerobica, perché i pesi danno tonificazione, stimolano i ricettori di GLUT4 che sono dei trasportatori di fondamentalmente glucosio, quindi ricettori dei vari carboidrati che sono all'interno del nostro organismo, e danno ovviamente, come dicevo prima, tono al nostro fisico, quindi da una parte alzano anche il metabolismo, e poi ci deve essere una parte di attività aerobica che aiuta a bruciare grassi, a rendere la nostra macchina corpo umano una macchina più efficiente nel bruciare grassi. Quindi tutto deve essere calibrato in un volume che sia adeguato alle tue possibilità e adeguato al tipo di alimentazione che devi avere in quel periodo, perché è inutile che una persona per necessità calorica debba mangiare poco e avere un'attività fisica estremamente elevata, perché le due cose insieme non vanno e alla fine si arriva a un punto di stallo di nuovo. Così come al contrario, se una persona ha capacità di assimilare cibo molto facile, molto efficiente, allora si può spingere sulla parte allenante alzando molto volume e l'intensità e magari tenendo anche più alta la parte alimentare, in modo tale da una parte essere appagati, dall'altra avere sicuramente più energie. Quindi vado a riassumere. Primo motivo per cui spesso si stalla e non si dimagrisce più, si mangia troppo. Secondo motivo, il contrario, si mangia troppo poco. Terzo motivo, eccesso di attività fisica, o comunque all'opposto e più evidente, non c'è attività fisica. Quindi questi tre non scoprono certamente il Santo Graal, ma sono dei punti base, fondamentali, dei pilastri che se non sussistono non potrà mai esserci un dimagrimento che sia veramente duraturo e appagante. Io spero, come al solito, di esserti stato di aiuto, di averti dato appunto delle informazioni utili, quantomeno di farti riflettere se ci sono delle cose che stai facendo, che dovresti fare, che magari sai ma non stai facendo, e che sentirle ti può dare quell'impulso ad agire. E come al solito mi rendo disponibile a ogni tipo di richiesta, ogni tipo di domanda. Se vuoi avere informazioni su quello che è il mio metodo tripla A System, con cui io alleno me stesso e tutti i miei clienti da anni, contattami senza problemi, oppure qua sotto nel box ti ho lasciato direttamente il link. Vai a vedere, ci sono tutta una serie di video che ti spiegano esattamente, dalla parte allenamento, alla parte integrazione, alla parte alimentazione, quello che è la metodologia per riuscire a ottenere il fisico che davvero desideri. Noi ci vediamo la prossima settimana e per il momento ti saluto. Ciao!